Ciao, namaste, benvenuti in questo video. È una mattina piovosa, c'è un temporale incredibile fuori, ma io ho deciso comunque di registrare. Di solito con queste giornate non è l'ideale registrare video come questo, anche perché ci saranno i tuoni in sottofondo, ci sarà la pioggia in sottofondo, ma ho deciso che non importa, perché io ho respirato adesso a registrare. E sentite i tuoni sottofondo, ma fa parte della vita, quindi siccome quello che ci tengo sempre a fare è trasmettere realtà e umanità, ho deciso di registrare in una condizione in cui probabilmente razionalmente non avrei schiacciato play alla telecamera. Ma eccoci qui, perché ho deciso di registrare questo video? Ho deciso di registrare questo video perché volevo parlare con voi di alcune cose che mi sono state chieste negli ultimi eventi dal vivo che ci sono stati. E mi sono scritta un po' di domande, ce le ho proprio scritte sul telefono perché si è appena concluso Rimini Wellness, in cui sono stata parte del progetto Yoga on Stage insieme a Re Yoga. E ho incontrato veramente tantissime persone tra il sabato e la domenica in cui sono stata presente con le mie classi. Mi sono state fatte tantissime domande e ho deciso di racchiuderle tutte quante in un video per fare un po' di chiarezza, dare un po' più di approfondimenti su alcune domande che possono essere molto comuni. Cominciamo. La prima domanda che mi è stata fatta e che mi ha spiazzata, ma neanche così tanto, perché forse anch'io un po' in passato ho fatto questo da allieva, è stata questa. Una ragazza mi ha detto: io la prima volta che ti ho vista online, ho subito pensato: fighissimo, bellissimo, vorrei tanto farlo, vorrei tanto cominciare a fare yoga, ma quando ho iniziato a seguirti, a vedere quello che facevi, senza neanche iniziare a fare lezione, seguendomi su Instagram, seguendomi su YouTube, a vedere quello che facevi, ho cominciato a non sentirmi all'altezza e ho pensato: no, non ho le capacità per poterla seguire, non sarò mai così flessibile, non avrò mai quelle capacità fisiche. E qui io ho fatto un sorriso perché so davvero quanto l'impatto iniziale possa influenzare un allievo a cominciare. È successo anche a me in passato, anch'io non mi sono sentita all'altezza di alcuni insegnanti che seguivo e quindi ho smesso di seguirli per frustrazione. È proprio così, ti viene quella frustrazione di dire: no, 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 aspetta, io così non ce la farò, non riuscirò mai ad essere così. Ma l'insegnante non ti dice che tu devi essere così. L'insegnante ti trasmette la sua esperienza, ti trasmette il suo concetto e la sua visione dello yoga attraverso le posizioni. Ma ora parlo per me perché comunque parlo del mio modo di insegnare. In ogni lezione ci tengo sempre a umanizzare l'esperienza, quindi se una posizione non riusciamo a seguirla completa, c'è sempre la versione base, la versione alternativa, e molte volte succede questo: la persona non si mette a fare la posizione base perché dice: no, io devo cominciare per bene, devo fare le cose per bene, e quindi la mente perfezionista ci porta a cercare di arrivare direttamente alla posizione più difficile senza passare dalle basi. Mi viene da dire, parlando di me, della mia esperienza personale, che a me era mancata un po' di umiltà nella pratica, nel mio caso, perché io venivo dalla danza, venivo da un background appunto da ballerina in cui tutto era flessibilità, dinamicità. Quando mi sono avvicinata allo yoga, pretendevo di poter fare tutte le asana perfettamente, perché ero una ballerina. E mi sbagliavo, e mi sbagliavo, e quando incontravo degli insegnanti, magari che facevano delle lezioni anche un po' avanzate, in cui proponevano delle posizioni complicate, io vivevo la frustrazione e dicevo: eh no, però perché non riesco a fare questo nella modalità in cui la trasmette l'insegnante, in quel modo lì, quell'asana fatta completa così? Se non riesco a farla, mi innervosisco, vivo di frustrazione, cambio insegnante. A me era successo questo, pur avendo un background da ballerina, quindi posso benissimo immaginare che cosa prova una persona che non si è mai mossa e dice: voglio cominciare, ma ho paura di non essere all'altezza perché l'insegnante fa quella roba lì. L'insegnante si chiama insegnante perché insegna all'allievo ad arrivarci a quella posizione e insegna qual è il percorso per apprendere il significato non soltanto fisico, quindi apprendere non soltanto la dinamica per arrivarci, fisica,
ma a prendere il significato emotivo ed energetico che quella posizione vuole insegnarci. Quindi la risposta a questa domanda, cioè non era una domanda, era una riflessione che questa ragazza mi ha fatto. La mia risposta è stata: ricordatevi che voi dovete essere soltanto voi stessi, non dovete essere l'insegnante che scegliete, non dovete scegliere l'insegnante pensando devo essere così. No, anche perché la maggior parte degli insegnanti più bravi che ci sono al mondo sono insegnanti che molte asana non le fanno. Non le insegnano nemmeno magari, ma non le fanno perché magari non hanno le capacità fisiche per farle e non se ne fanno un problema perché stanno facendo yoga. Ecco, questo per me è molto importante da passarvi. Andiamo avanti. Come funzionano le live nella scuola? Ho visto che c'è un po' di confusione sul modo in cui può essere strutturata la scuola, perché chi non lo sa, chi è fuori, non si immagina come viene strutturato un percorso dentro la Lady Yoga. All'interno della mia piattaforma, all'interno di Lady Yoga, io propongo sia lezioni live che lezioni registrate. Tutte le settimane ci sono lezioni nuove, quindi ci sono due live, di solito la programmazione è questa, due lezioni live il lunedì e il mercoledì e una lezione registrata il venerdì. Tutte le lezioni live sono disponibili anche in differita, quindi si ha sempre modo di poterle seguire in qualsiasi momento. La cosa importante è l'esperienza della live, perché l'allievo, tipo adesso mi ricordo questa ragazza che mi ha detto però io non sono fatta per l'online perché comunque mi piace l'interazione con gli altri, con l'insegnante, e lì ho detto aspetta un attimo, perché durante le live c'è tantissima interazione in realtà con l'insegnante e con gli allievi e si creano anche tantissime amicizie tra allievi. E lo so che sembra incredibile, se non siete mai stati all'interno di un'esperienza di questo tipo, probabilmente guardando questo video mi direte «Eh no, però dal vivo è diverso», perché certo, dal vivo sicuramente hai il rapporto fisico con il compagno di pratica e con l'insegnante perché ce l'hai di fronte. Ma non pensiate, no, non dovete pensare che l'esperienza online in live streaming, sia tanto diversa. Vi posso assicurare che io ero molto scettica quando ho aperto la mia scuola, anzi le live non le avevo proprio menzionate, io pensavo di aprire la mia scuola online facendo solo lezioni registrate, e invece poi mi sono resa conto che l'esperienza live mi avvicina agli allievi molto più di quanto mi avvicinassero le lezioni dal vivo negli studi e nelle palestre. E ripeto, so che sembra assurdo per chi non fa parte di questo mondo, per chi non ha mai provato un'esperienza live, ma io, avendo le persone in chat, potendo scrivere costantemente con le persone e vedendo il loro feedback, chiedendo, posso veramente capire se la lezione è arrivata, se non è arrivata, posso capire le sensazioni che hanno, posso rispondere alle loro domande dopo la lezione, cosa che prima magari quando insegnavo dal vivo finivo la mia lezione e dovevo scappare in un altro studio perché la vita dell'insegnante di yoga o dell'insegnante in generale che lavora fisicamente nelle palestre, negli studi, è questa: finisci la tua lezione, corri come un dannato dall'altra parte per fare un'altra lezione da un'altra parte, poi corri di nuovo come un dannato dall'altra parte, insomma, una trottola. La mia vita prima era così e non avevo mai modo di fermarmi realmente con i miei allievi e parlare e sentire che cosa avevano percepito dalla pratica. Non c'era mai questo tempo, e invece online c'è, perché primo, io dopo la mia lezione non devo scappare da nessuna parte e di solito sto anche 20 minuti in chat con gli allievi. Secondo, di solito i feedback arrivano il giorno dopo via mail e mi arrivano delle mail gigantesche in cui la persona elabora l'esperienza, elabora la pratica, dice io ho provato questo, nella meditazione ho visto questo, durante questa asana ho percepito questo, che cosa vuol dire, come posso interpretare tutto questo, mi chiedono consiglio sull'interpretazione, ed è bellissimo perché io lì proprio riesco ad entrare nell'esperienza dell'allievo, cosa che prima non mi succedeva. Quindi l'esperienza live è molto potente, assolutamente, e non soltanto l'esperienza live ma anche il post live, appunto, come ho detto adesso. Poi, come correggersi online, gli allineamenti online. Se l'insegnante non mi può vedere, altro dubbio di alcune persone che alla fiera mi hanno detto, ma io se non posso essere visto dall'insegnante, come faccio a sapere se faccio le cose correttamente? E qui si apre un mondo, perché prima di tutto, vabbè, io personalmente nelle mie pratiche do tantissimi dettagli magari su sensazioni, respiro, abbinamento respiro-movimento, allineamenti, insomma, do comunque tante indicazioni. Ma a prescindere da questo, qualunque insegnante dà tante indicazioni, giusto? La cosa che succede online
è che l'allievo si responsabilizza. E questa è una grandissima differenza. L'allievo dal vivo, in presenza, ha l'insegnante davanti, quindi si impegna sicuramente, ma poi ha l'insegnante che lo aggiusta manualmente, quindi magari vado lì a correggere la posizione del cane a testa in giù, la posizione del guerriero, vado lì a sistemare il bacino, eccetera. Io do l'input fisico alla persona che dice: ah, ok, devo fare così. Ma che cosa fa poi la mente? Devo fare così perché l'insegnante mi ha spostato in questo modo. Ma la mia indole poi torna ad essere quella di tornare alla posizione sbagliata, finché piano piano non mi alleno a. Quindi poi miglioro, però ho bisogno che l'insegnante me lo dica più volte. Online succede questo. Io do l'input del bacino, ruota il bacino verso sinistra, ok? Non sono io a venirtelo a ruotare, te lo dico ruota. E tu, essendo a casa da solo, dici: ok, quindi devo ruotare. Ti impegni 3 volte di più per capire realmente la correzione dell'insegnante, senza aspettare che sia l'insegnante a venirti manualmente in modo passivo a spostarti, ma sei tu che immagazzini l'insegnamento e lo metti in pratica. All'inizio sarà più difficile, come anche dal vivo normalmente, ma poi piano piano diventerà tutto molto più radicato, cioè mano a mano che immagazziniamo un insegnamento in modo indipendente, diventa più forte l'insegnamento, diventa più radicato, ci dà una base più forte rispetto all'insegnante che ti viene a prendere il braccio e te lo sposta su, te lo sposta giù. E anche questo è strano da capire, tutto quello che dirò in questo video probabilmente è strano da capire se non avete mai provato un'esperienza online e se siete anche molto scettici riguardo l'esperienza online. E ripeto, io che ho creato una scuola di yoga online ero scettica sul rapporto allievo-insegnante, per cui cioè, posso benissimo capire lo scetticismo che ci può essere dietro. Però ecco, io ho visto dei miglioramenti dei miei allievi e poi col fatto che facciamo ritiri, facciamo eventi dal vivo, quindi comunque ogni tanto ho la possibilità di vedere dal vivo le persone, soprattutto i ritiri. Io mi ricordo perfettamente il primo ritiro che ho fatto, primo ritiro di yoga dopo un anno di pratica insieme. Io ho visto i miei allievi nel cane a testa in giù e li ho guardati allineati bene e non dovevo fare correzioni. Mi sono quasi messa a piangere perché ho capito realmente che gli insegnamenti, gli allineamenti che io davo online erano arrivati alle persone. Questa cosa mi ha emozionato tantissimo perché era inaspettata per me, era la prima volta che mi confrontavo davvero con l'allievo che mi segue online da un anno e che adesso è a un ritiro con me dal vivo. Ed è stato potentissimo e ogni volta ho questo riscontro, mi rendo conto che le persone apprendono. E sapete quante persone poi sono diventate insegnanti? Io ho perso il conto degli allievi che hanno iniziato da ormai più di 3 anni, sono 3 anni e un po', che ho aperto la scuola e ad oggi sono diventati insegnanti perché si sono appassionati e hanno deciso di fare di questo un lavoro. E per me questa è una gratificazione immensa. Prima o poi creerò anche il mio teacher training, lo voglio fare, è un sogno che ho. Adesso ancora non posso farlo perché richiede un impegno che ora non posso concedermi, ma è un grandissimo sogno che ho e vedere i miei allievi che mi chiedono che percorso posso fare per diventare insegnante, per me è sempre wow, ok, ho fatto le cose giuste, ho trasmesso le cose giuste, è molto bello per me saperlo. Bene, andiamo avanti con le domande. La community. Un'altra cosa che mi era stata detta sempre da alcuni ragazzi alla Rimini Wellness è stata: però a me piace stare in contatto con le persone perché si crea poi un'amicizia, si crea un gruppo. Online si crea la community. Ci sono un sacco di persone all'interno della community che sono proprio diventate amiche, che escono insieme, che si prendono un aperitivo, che si sentono costantemente e soprattutto quando arriva poi l'esperienza del ritiro, questa è una cosa bellissima, si studia online, ci si scrive in chat, quindi comunque o anche attraverso il gruppo Facebook, insomma, o nei commenti, ci si legge nei commenti e quindi si riconosce: ah, questa ragazza è quella che ha commentato, insomma, ci si riconosce. E succede che poi ci si vede ai ritiri o agli eventi e ci si conosce già. Ed è una cosa bellissima perché poi tante volte io faccio le stanze ai ritiri a istinto, seguendo flusso energetico del momento e abbino casualmente, che non è mai un caso appunto, le persone giuste, cioè metto in camera 2 persone che si trovano super in sintonia o succede a tutti i ritiri, me lo stanno dicendo loro, me lo dicono gli allievi, confermatemelo, ma ogni volta che faccio le stanze ci prendo. Per ora è sempre andato bene, forse non riesco a ricordarmi un momento in cui
c'è stato qualche intoppo, due persone, non è mai successo che due persone non si siano trovate bene, anzi sono nate bellissime amicizie grazie a questo, perciò è magia, però è proprio il potere della community, perché simile attrae simile. Online abbiamo l'immensa opportunità di entrare in un gruppo di persone simili. Dal vivo succede che andiamo nella palestra più comoda, nello studio yoga più comodo per noi, magari sotto al lavoro dove siamo, oppure sotto casa, e scegliamo quello perché è comodo. Difficilmente scegliamo uno studio per l'insegnante, cioè io scelgo gli studi per l'insegnante, mi faccio i chilometri per Roma per andare a studiare dall'altra parte completamente di Roma, mi faccio 40 minuti di traffico, 20 minuti per cercare parcheggio e poi stessa cosa a tornare quando vado a studiare da allieva. Ma non tutti lo possono fare, e mi rendo conto. Perciò una persona per studiare comunque costantemente deve trovare un posto comodo. E il posto comodo spesso implica il fatto che si trovino all'interno le persone che tutte quante hanno scelto quel posto come comodo, e poi si adattano all'insegnante. Magari l'insegnante piace, benissimo, l'insegnante non piace tantissimo, ma comunque il posto è comodo, mi adatto. Succede questo. Online noi abbiamo la possibilità, nella vastissima scelta che abbiamo di insegnanti, di scegliere davvero l'insegnante che risuona in noi. E se non sono io, è Pinco Pallino. E se non è Pinco Pallino, è Tizio, Caio, Sempronio. Sono tanti gli insegnanti, e quindi avete modo proprio di seguire l'insegnante che davvero risuona in voi. Magari in questo video, mentre sto parlando, potete dire: no, questa non mi piace, basta, chiudo il video. Benissimo, io sparisco dalla vostra vita. Se invece siete attratti dal mio modo di essere, dal mio modo di proporre lo yoga, allora sicuramente magari mi cercherete negli altri social e comincerete a seguirmi, e piano piano magari proverete anche a iscrivervi alla mia scuola. Ma perché avrò risuonato in voi, sì. Qualcosa di me avrà risuonato in voi, ecco. Quindi una scelta è sempre una scelta dell'allievo, una scelta consapevole. E la stessa cosa avviene tra le persone che arrivano a me. Io mi sono resa conto nel tempo che la mia community di allievi che si è creata in questi anni è fatta di persone simili. Sono tutte persone simili l'una all'altra. Perché? Perché sono in sintonia con me. E quindi non posso attirare persone troppo diverse da me. Sicuramente saranno persone che o hanno vissuto un'esperienza simile alla mia di dolori fisici e problematiche di tutti i tipi, come quelle che ho raccontato tanto online, o magari hanno avuto un passato di background da ballerina come me, o magari si trovano a livello empatico, o magari nelle mie parole trovano qualcosa che le colpisce e risuona. Ah, caspita, ho bisogno proprio di questa cosa che lei ha detto. Chissà. Però funziona così. Cioè, l'attrazione tra persone funziona così, e quando ci si trova tutte insieme e io agli eventi mi rendo veramente conto di quello che abbiamo creato, vedo che siamo tutte persone simili, ed è qualcosa di inspiegabile. Poi, come funziona l'abbonamento alla Tizio Yoga? Io dico sempre che l'abbonamento alla Tizio Yoga è come Netflix, ma dello yoga. Quindi, un abbonamento e hai accesso a tutto. Poche difficoltà, cioè nel senso non devo mettermi a scegliere roba perché sennò divento pazza, il pacchetto, solo questo, solo quello, solo power yoga, solo yoga therapy, solo yin, no. Facciamo che c'è un unico abbonamento e hai accesso a tutto, e poi da lì capisci dove vuoi andare. Molto più semplice, perché già online è difficile scegliere. In più, se io attraverso la scelta online nella mia piattaforma vi metto ancora una volta una scelta, non finiamo più, giusto? Quindi un abbonamento come Netflix, scegli quello di cui hai bisogno. E i corsi sono tantissimi. Gli abbonamenti sono tre. Uno mensile, ideale per chi vuole provare. Viene 25 euro al mese, quindi comunque al prezzo di una cena. Si può fare una prova. Uno dice provo, vedo come va. E poi c'è il trimestrale e poi c'è l'annuale. Quindi diciamo che sono gli step di fidelizzazione di solito. Prima provo col 25 euro e poi, se mi piace proprio, dico voglio continuare, trimestrale, vado avanti col trimestrale, oppure se proprio sono fidelizzato a vita, comincio faccio l'annuale. Insomma, dipende sempre da voi, ovviamente. Ci sono diverse fasce di prezzo, appunto, anche per venire incontro alle possibilità economiche di tutti voi. E ci tengo sempre che la mia scuola sia accessibile a tutti, e quindi sia un prezzo giusto per tutto quello che viene offerto all'interno. E dentro ci sono più di 500 lezioni ormai, più di 30 corsi, e quindi insomma c'è veramente tanta roba, talmente tanta che spesso uno può dire: ah, non so dove iniziare, io non mi iscrivo nemmeno perché c'è troppa roba, non so dove cominciare. Ma c'è il corso di benvenuto che vi spiega tutto. Nel corso di benvenuto avete tutte le istruzioni per qualsiasi cosa,
E quindi da lì potete cominciare a capire come è strutturata la scuola e poi c'è il calendario in cui io vi consiglio ogni giorno dove praticare, quindi proprio quello l'ho creato quest'anno a gennaio, il calendario, e funziona molto bene, le persone sono super felici perché almeno hanno una guida ancora più più efficace, e il calendario si può sincronizzare con il proprio telefono, quindi si va dal telefono, clicchi il link e vai direttamente alle lezioni, insomma molto molto intuitivo, tutto quanto è spiegato all'interno della scuola. I temi del mese. Ogni mese c'è un tema specifico che lavoriamo attraverso le nostre pratiche, attraverso i contenuti che vi pubblico, quindi sia le pratiche live, sia le pratiche registrate, le meditazioni, gli Yoga Pills. Yoga Pills che cos'è? Un podcast di yoga nella vita quotidiana, quindi un podcast anche molto personale dove vi racconto delle mie esperienze di vita passate e attuali che metto a servizio dello yoga, quindi a servizio degli insegnamenti yogici, quindi vi aiuto a capire come nella vita concreta di tutti i giorni, nella frenesia, io poi vivo a Roma, cioè non è che vivo su un monte, non sono un monaco isolato su un monte, sono una persona come voi che vive nel traffico e che mette in pratica lo yoga nel suo quotidiano. Sono una mamma, ho una famiglia, ho una casa da portare avanti, ecco, quindi insomma sono una di voi e ci tengo a trasmettere questo, e Yoga Pills è il mio canale per trasmettervi questa esperienza di vita quotidiana. E la domanda era appunto quali, che tipo di percorsi si seguono sulle Latit Yoga. Ogni mese c'è un tema, questo tema segue solitamente il ritmo della luna. Io mi baso moltissimo sulle fasi lunari e sulla luna del mese. Quest'anno abbiamo iniziato a fare un percorso tutto basato sulle fasi lunari quindi ogni tema viene elaborato nelle diverse lezioni che io vi propongo. E, per esempio questo mese, siamo a giugno, stiamo lavorando sul tema del coraggio di seguire il proprio cuore, quindi il coraggio di aprire il cuore, che è poi un tema che si lega alla fine della primavera, l'inizio dell'estate, c'è il solstizio d'estate il 21 giugno, c'è la luna piena del miele, che è la luna che ci invita all'amore e all'apertura, e quindi insomma tutto quanto la natura ci porta a lavorare in questo modo. Quindi io scelgo sempre temi che la natura suggerisce, in modo da essere sempre in armonia con quello che succede. E d'inverno, per esempio, lavoriamo dei temi più introspettivi, più di chiusura e riflessione interiore, perché l'inverno ci porta a questo. La primavera è il risveglio, l'estate è l'espansione. Insomma, cerco sempre di lavorare in questo modo perché sento che più siamo in sintonia con la natura, più siamo in pace, più stiamo bene, più troviamo un equilibrio e facciamo pace con noi stessi, che è la cosa fondamentale. Poi, ultima domanda, aspettate che non la vedo intera. Ah, ecco, una cosa importante che ci tengo a, che non è una domanda, è una riflessione che è venuta fuori dopo tutto quello che mi è stato detto a Rimini Wellness. Io voglio ricordarvi che sono sempre un'allieva, come voi. Sono una maestra nel trasmettervi quello che apprendo da allieva, allieva di altri insegnanti, ma anche allieva della vita, allieva in tutto. Io imparo anche dai miei allievi, tantissimo. Io penso che i miei allievi siano i miei maestri principali, cioè prima di tutto, forse esatto è questo, prima di tutto i miei allievi sono i miei maestri, perché io quello che imparo vedendo le mie pratiche messe addosso alle persone è impagabile, cioè quello che io imparo dalle reazioni, dai feedback, dalle sensazioni che mi portate è tanto, è tantissimo ed è parte fondamentale della mia formazione. Poi sono anche allieva di altri insegnanti e sono allieva delle mie esperienze di vita. Quindi ogni volta che vi rapportate con me, nella mia scuola, sui social, ovunque, ricordatevi sempre che non avete di fronte un guru, non avete di fronte una persona illuminata, arrivata. No, per niente. Credo che non si arrivi mai realmente da nessuna parte. Siamo in continuo viaggio. Io sono in continuo viaggio con voi. Ho fame di conoscenza, sono curiosa, mi piace sperimentare, mi piace curiosare in ciò che non conosco, mi piace continuare a viaggiare con voi e ricordarvi sempre che sono soltanto uno stupido essere umano, come tutti, come dico sempre, e che ha tanta voglia di crescere, imparare ed evolvere in questa vita, rimanendo radicata al mondo materiale, che è
la mia quotidianità, che è il mio essere mamma, che è il mio portare avanti la mia attività, che è il mio destreggiarmi con i problemi della vita, il gestire la casa, le bollette da pagare, eccetera, e la mia anima spirituale che vuole evolvere grazie all'esperienza terrena che stiamo vivendo, rimanendo sempre radicata e proiettata verso l'alto contemporaneamente, proprio come i chakra ci insegnano ad essere. Bene. Spero che questo video possa esservi stato utile, possa esservi stato di ispirazione, possa avervi aiutato anche a capire ancora di più il mondo online, come lavoro sulla Titi Yoga e quello che è la mia filosofia nel modo di insegnare, nel modo di trasmettervi, insomma, questa disciplina meravigliosa che è lo yoga. Grazie per avermi ascoltata, guardata, e se vorrete continuare a praticare con me, io vi aspetto sulla Titi Yoga. Grazie, namaste.